Arriva la mamma, credo che non porti niente. Sì, ha una preda e ora il piccolo vorrà rientrare in tutte le maniere. È andato incontro alla madre, ma la madre andrà nel nido probabilmente e il piccolo sarà obbligato a rientrare. Vediamo se ce la farà oppure no. I tre fratelli stanno già mangiando. Vediamo cosa si vede dall'altra webcam. Era il padre quello che è volato via, eh? Ed è arrivata la madre per la distribuzione. Questa telecamera non inquadra il quarto pullo che è fuori e non sappiamo se riuscirà a rientrare in tempo utile per il cibo. Gli andiamo a dare un'occhiata? Eccolo lì. Non ci prova nemmeno a rientrare. Da qui si vede peggio, però almeno possiamo vedere il quarto, il quale capisce che i fratelli stanno mangiando, ha visto che la madre è nel nido, ma non è un falco, è un allocco. E da bravo allocco se ne sta lì. Mentre i fratelli mangiano alla faccia sua. D'altra parte non si può avere tutto dalla vita. Se vuoi la libertà, patisci la fame. Se non vuoi patire la fame, stai alle regole. È una bella lezione di vita. Uno si allontana, si reputa soddisfatto. Adesso sono in due a mangiare. Mentre uno ha mangiato e l'altro ha digiunato e sta continuando a digiunare perché sta lì fuori come un povero imbecille. Poi si arrabbiano se uso un fraseggio colorato, no? Ma non saprei quale altro aggettivo trovare. Certo, vorrei che uno dei sapientoni che sanno sempre tutto mi spiegasse per quale motivo il fuggitivo non rientra nemmeno quando è ora del rancio. A meno che la madre andando via non gli voglia lasciare qualcosa, ma dubito che accade. Attenzione, si sta avvicinando. Quando si sarà deciso sarà troppo tardi. E
E quindi gli toccherà aspettare l'ora di cena, se vorrà mangiare. Tanto nella vita impariamo tutto a nostre spese, eh? C'è poco da fare. Il pasto è finito e lui rimane a becco asciutto. La madre lo ha visto, ha capito, ma di più non può fare. Forse è andata a cercare altro cibo. Non lo possiamo sapere. Forse ci conviene chiudere qui.